questo ultimo incontro di presentazione delle linee programmatiche del nostro programma, ultimo no perché non lo presenteremo più, abbiamo finito qua, ma semplicemente è la conclusione di un percorso iniziato già all'inizio di aprile. Abbiamo avuto quattro incontri in cui abbiamo presentato settore per settore il nostro programma elettorale. Parlo al microfono perché l'ho già detto l'altra volta, un po' perché avevo un abbassamento di voce durante l'esposizione, quindi forse meglio per tutti così. Dunque, anche questa parte, ma tutte le parti del programma, lo ripeto normalmente perché vedo dei volti nuovi, è una parte di un programma partecipato, quindi scritto insieme alla partecipazione di cittadini, di attori sociali che operano sul territorio di Bolzano. In particolar modo questa parte dei politiche sociali è stata scritta grazie al contributo di medici, di associazioni e di famiglie con portatori di handicap, proprio perché i temi riguardano insomma, questa realtà. Insieme a me questa sera esporranno questa parte di programma molto corposa altri quattro candidati consiglieri in lista, quindi avrete modo di conoscere anche loro, e l'ultimo punto che sarà esposto riguarderà la rete di connettività, che poi è, noi siamo un movimento nato dalla rete, che utilizziamo la rete tutti i giorni per qualsiasi, insomma, per le informazioni eccetera. E quindi ci sarà un candidato consigliere che vi spiegherà questo punto. Per quanto riguarda le politiche sociali, in questo periodo di crisi soprattutto, secondo noi dovrebbero vertere su quattro principi fondamentali, che sono quelli dell'equità, dell'uguaglianza, della centralità del cittadino e della collaborazione. Quindi, guarda, già cara la voce. Questi principi li troviamo nel nostro motto, che è quello di che nessuno deve rimanere indietro. Per quanto riguarda in questa ottica, quindi, noi favoriremo e valorizzeremo le associazioni, il volontariato, la cittadinanza attiva, tutte quelle associazioni in generale che si occupano di far del bene alle collettività che operano sul nostro territorio senza fini di lucro. Questo perché siamo convinti che tutti questi attori sociali siano delle risorse da diciamo sfruttare al meglio, e quindi per collaborare insieme e favorire questo benessere sociale collettivo. Oltre a questo, naturalmente noi favoriremo anche la cultura e lo sport, che secondo noi sono due punti fondamentali per la crescita della persona, per il suo benessere fisico, ma anche per il suo benessere cognitivo. E inoltre ci occuperemo anche di rivedere il sostegno alle famiglie. Tutto questo improntato e basato sul dialogo tra amministratori e cittadino. Ecco che quindi anche qui la partecipazione è di fondamentale importanza. Innanzitutto bisogna favorire, secondo noi, una crescita collettiva di benessere. Quindi occorre che la città sia una città più vivibile, più accogliente per tutti, per tutte le fasce d'età, per gli anziani, per i bambini, per gli uomini e le donne in generale, ma anche per i cittadini con portatori di handicap e per le famiglie in generale. Tuttora il servizio socioassistenziale è stato delegato all'Unione NET, che è l'Unione dei Comuni di cui anche Bolzano fa parte, e si può dire che questo sia stato fatto, questa rete di comuni sia stata fatta principalmente per un contenimento di costi. Secondo noi invece quello che occorre fare, quello di cui le famiglie e le persone in generale hanno bisogno, sono di azioni mirate sulla specificità dei propri problemi, dei propri disagi.
Per questo motivo il nostro obiettivo principale sarà quello di istituire una piattaforma sociale partecipata. Questa piattaforma sociale partecipata sarà innanzitutto uno strumento di conoscenza della domanda sociale del territorio comunale, ma sarà anche uno strumento di individuazione delle priorità di intervento e che vedrà la partecipazione di tutti i cittadini, come dicevo prima, appunto, che agiscono sul territorio, soprattutto degli enti pubblici e privati, e sarà uno strumento utilizzato per programmare gli interventi e per pianificare i risultati di questo benessere, insomma, se si è raggiunto o meno. Per rispondere alla domanda reale però di sociale del nostro comune, ci proponiamo di realizzare un vero e proprio piano regolatore partecipato, piano regolatore sociale, che sarà un documento programmatico di valenza triennale che definirà quali siano le politiche sociali del comune e in particolare quali siano gli interventi da attuare, che siano già stati attuati dal comune, e consta di un grosso lavoro di mappatura e di conoscenza appunto dei bisogni sociali reali, della domanda sociale, ma anche dei diritti sociali di ciascuno. Quindi, come vediamo qua nella slide, la piattaforma sociale partecipata è il documento programmatico triennale e definisce appunto queste politiche sociali. Il scopo principale è quello di realizzare un welfare comunitario che sia abbastanza, insomma, naturalmente il piano regolatore sociale si interfaccerà con altri documenti che già esistono, che sono ad esempio il piano di zona e il piano attuativo territoriale del distretto sociosanitario. Per realizzare questo piano regolatore sociale naturalmente bisognerà anche avere delle relazioni con gli altri uffici amministrativi, perché richiede un lavoro molto complesso, ma che secondo noi è molto utile, molto significativo, insomma. Quello che intendiamo costruire è una rete sociale forte, dove le persone all'interno della stessa comunità siano intanto consapevoli di ciò che succede al nostro vicino di casa, al nostro amico che conosciamo in città, e che possano attuare quindi delle dinamiche per cui si possa attuare questa partecipazione e collaborazione con il comune stesso. Quindi la nostra piattaforma sociale partecipata quantificherà i bisogni della cittadinanza, definirà le priorità con il massimo apporto della partecipazione dei cittadini, così come vi spiegavo prima, quantificherà anche i gruppi di maggiore rischio per ogni fascia d'età e quindi si avrà questo documento di programmazione triennale in cui ci saranno dei risultati ben visibili. In particolare i risultati che emergeranno saranno quelli degli invisibili, di quelli che degli individui che solitamente non sono appunto visibili alle amministrazioni, e una migliore gestione degli interventi. Sempre su questa base cercheremo di vagliare la possibilità di rimanere o meno nell'unione net dei comuni. Come pensate di quantificare il primo punto, di capire i bisogni della cittadinanza? Allora, intanto... Perché non tutti gestiscono la rete, quindi... No, ma il discorso della rete sarà principalmente il discorso della piattaforma e quello che riguarda il comune che organizzerà i risultati sulla piattaforma per avere una visuale più ampia del quadro, insomma, della situazione. Io dico che quello che c'è di base, come dicevo prima, è il dialogo con i cittadini, non solo attraverso la rete, ma attraverso l'istituzione del comune. Poi è ora, nel senso, è il cittadino che solitamente va in comune o verso l'ufficio competente a chiedere o a mostrare la propria situazione, eccetera, per avere un quadro più ampio.
proprio si raggrupperà in una piattaforma che il comune e l'amministrazione dovrà organizzare. Per parlare di disabilità e altri temi relativi ancora alle politiche sociali, vi presento la nostra candidata consigliera in lista, Gabriella Ferrero Martino, che è un'insegnante e che vi passerà, ex insegnante, lei dice io continuo a dire insegnante, perché come insegnante si è sempre. Allora, io se la mia voce è udibile preferirei parlare senza microfono. Buonasera. E io mi ringrazierei prima di tutto ciò che ha detto la candidata sindaco Fuginiti, la questione di fare emergere le persone invisibili, perché le persone con disabilità spesso delle volte sono persone invisibili alla comunità. Per poter fare questo nel nostro programma abbiamo inserito delle azioni partendo da un presupposto, un riferimento che è il riferimento ad un documento dell'ONU che è la Carta per i diritti delle persone disabili. Il succo del documento è raccolto un po' in un motto, che è il motto delle associazioni che si occupano di persone con disabilità, che è nulla, niente su di noi senza di noi, che vuol dire visibilità, vuol dire partecipazione, vuol dire presenza. Quindi pensiamo che un comune possa intervenire e le nostre azioni in specifico sono la volontà di costruire una consulta per le disabilità, consulta di cui facciano parte prima di tutto le persone disabili, in modo da dare una voce effettiva, e anche gli operatori che si occupano in specifico. Se la persona disabile non può intervenire direttamente, può intervenire una persona che la rappresenta. Abbiamo poi di fronte, diciamo, due grandi gruppi di disabilità, le disabilità motorie e fisiche che hanno determinate problematiche e le disabilità mentali che ne hanno tutte altre, richiedono interventi diversi. Per quanto riguarda soprattutto il disabile motorio fisico, abbiamo intenzione di censire le barriere architettoniche, censire per poi ad andare ad un piano per eliminare le stesse. Per quanto riguarda invece tutte le disabilità, riprenderei ciò che ha già presentato Fuginiti rispetto alla volontà di migliorare e potenziare il servizio sociale. Il servizio sociale, come è stato detto da noi, è demandato da questo argomento di comuni che fa prendere un po' le distanze, detto per noi è passato secolo, fa prendere un po' le distanze tra il servizio erogato e la cittadinanza. Noi vogliamo che questo rapporto diventi più stretto, vogliamo verificare se l'avere scelto questo tipo di organizzazione ha migliorato l'efficienza e l'efficacia di questo servizio. Quindi dalla valutazione vedere che azioni intraprendere, soprattutto vorremmo verificare che rapporto c'è fra la persona che eroga direttamente quello che è considerato un servizio e l'utente, tenendo conto però che non parliamo di servizi semplicemente legati, parliamo di persone che hanno delle grosse difficoltà, delle loro famiglie e della necessità che per ognuna di queste ci sia un piano individualizzato che deve presentare un po' fino a tutte le possibili soluzioni, monitori l'andamento in modo che la famiglia non si senta lasciata sola e che l'operatore non sia un erogatore di servizi ma sia un punto di riferimento in queste situazioni che a volte sono di grandissima difficoltà. Noi vogliamo favorire e incentivare le strutture di accoglienza diurne, ma vogliamo anche fornire incentivi a tutti coloro che si occuperanno di comunità alloggio, perché sovente il disabile, soprattutto il disabile, mentre per il disabile motorio si può intervenire a volte a casa, per il disabile mentale entrare in contatto con la società deve prevedere la presenza di strutture adeguate che favoriscano il raggiungimento della sua indipendenza, della sua autonomia. Il risvolto è anche molto importante per le famiglie, perché a volte questi disagi sono molto forti e segnano profondamente le famiglie. Mentre per le persone sarebbe un modo di diventare più autonome, più se stesse, per le famiglie sarebbe anche un momento di sollievo da quello che è un compito veramente molto, molto grave. Abbiamo intenzione anche di contribuire economicamente, in quanto le famiglie a volte si trovano
a dover fronteggiare delle spese per dare alle persone disabili dei servizi che non sono garantiti, diciamo, dai servizi sociali piuttosto che dal servizio nazionale sanitario. Queste spese naturalmente dovranno essere inserite all'interno di un piano per la persona ed essere previste da un protocollo comunale, quindi non una libera scelta ma all'interno di un progetto individualizzato. Vogliamo contribuire per quelle associazioni che promuovono tutte le attività di crescita, di socializzazione, sempre all'interno di piani individualizzati e coordinati con i servizi sociali. Vogliamo dare un contributo alle associazioni che decidono di rivolgere una particolare attenzione ai disabili in momenti particolari come le manifestazioni, come i corsi, come le attività sportive, che siano esse estese a tutta la cittadinanza o che siano dedicate esclusivamente a queste persone. Inoltre vogliamo collaborare con la scuola. Voi sapete bene che nella scuola il sostegno dedicato alle persone disabili è sovente carente, quindi si interviene attraverso il volontariato, si interviene attraverso gli interventi del comune che noi vogliamo fare e soprattutto vogliamo farci carico di un problema che non emerge molto. A volte nella scuola, prima che la disabilità venga certificata, passano addirittura degli anni. In questo modo sia la persona disabile che la comunità in cui è, che l'insegnante si trovano a dover fronteggiare delle situazioni che sono molto difficili e in cui sono quasi lasciati soli. Possiamo poi intraprendere l'analisi dell'appunto sanità. Anche per questo noi come gruppo, per scrivere ciò che abbiamo scritto, ci siamo basati su un documento che è la carta, che è la Carta di Ottawa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, noi sappiamo bene che il Comune ha dei compiti, degli interventi relativamente limitati sulla sanità, perché gli enti preposti sono la Regione e sono l'ASL. Ci sono però dei decreti che delegano i comuni degli interventi di programmazione e di controllo, quindi ci sono degli spazi per agire. Abbiamo un sistema sanitario che sulla carta potrebbe essere eccellente perché è un sistema di accesso universale. Purtroppo le ASL sono state riorganizzate, purtroppo perché forse l'obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Nel tentativo di migliorarle, le si è trattate come delle aziende. Questo può avere avuto dei risvolti positivi, ma può aver allontanato di nuovo il servizio dalla persona, perché al centro c'è sempre la salute della persona. E la salute è un obiettivo da raggiungere attraverso la presenza di prerequisiti, che sono il diritto alla casa, il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità pubblica, il diritto ai trasporti, ad un ambiente salubre, che sono campi in cui un comune può intervenire. Cosa intendiamo fare? Vogliamo proporre ai medici una riorganizzazione dell'offerta medica con lo scopo di prorogare gli orari in cui i medici sono disponibili e dare un'organizzazione che dia un servizio maggiore ai cittadini. Si tratterebbe di trovare una struttura dedicata, una struttura che potrebbe permettere in seguito l'ampliamento dei servizi sanitari alla cittadinanza. Intendiamo chiedere nelle sedi competenti, per cui il comune può chiedere, può monitorare, ma gli enti preposti sono altri, il rafforzamento delle cure a domicilio, perché nel caso in cui questo sia possibile, la cura a domicilio è migliore per il paziente ed è anche un risparmio sulla spesa sanitaria. Sportello amianto, perché esistono direttive dell'ARPA che si interfacciano con i comuni, ma dei quali non ci risulta che la popolazione sia stata informata. Vogliamo proporre corsi di primo soccorso ed educazione sanitaria. Primo soccorso perché dalla prima medicazione alle manovre salvavita, a volte questo dipende dalla vita delle persone. E educazione sanitaria perché nella prevenzione ci sta il benessere delle persone e ci sta anche il risparmio sulla spesa sanitaria. Vogliamo che ci sia monitoraggio sulla salute dei cittadini anche attraverso l'istituzione del registro dei tumori, quindi analisi epidemiologiche e quindi pubblicazione dei dati, perché se i comuni e la cittadinanza riflettono su questo, si può anche tentare di individuare
quei fattori ambientali che purtroppo sono alla causa di molte malattie ad esito mortale. Vogliamo che il monitoraggio degli elementi inquinanti, oltre che essere fatto, venga anche pubblicizzato, perché la cittadinanza non sa dove trovare questi dati. Passerei quindi al punto famiglia e natalità. Allora, anche qui il Comune può fare delle azioni, noi intendiamo farle, e partiamo da un aiuto economico, soprattutto in questi tempi, la possibilità di erogare dei contributi basandoci sull'indicatore ISEE, ma anche sul tenore di vita della famiglia e della persona. In questo modo potremmo erogare dei bonus di sostegno alla natalità, avviare una revisione delle rete per l'asilo nido, sentito che è una struttura estremamente importante per i genitori lavoratori. Dare un sostegno economico alle persone in difficoltà, difficoltà accertata e comprovata, rispetto al pagamento delle utenze e al pagamento dell'istruzione scolastica. Intendiamo rivolgerci per sostenere le famiglie ai diversi componenti delle diverse fasce d'età. Quindi le persone anziane, seguendo i progetti che sono adesso dedicati, sono già anche attivati da molte associazioni del territorio, vogliamo promuovere verso i giovani le borse di studio e sostenere quelle associazioni che promuovono la valorizzazione dei ragazzi di talento e il loro lavoro. Vogliamo promuovere degli stage all'interno del comune, che è vero che ci sono, ma noi vorremmo aggiungere la possibilità del bando di concorso riservato ai residenti del nostro territorio. Per i bimbi e per la relazione tra gli adulti e i bimbi, per consolidarla e dare anche la possibilità di consolidarla all'interno di uno spazio che porti a del tempo libero di qualità, noi vorremmo una ludoteca. Il tema della genitorialità, quindi dedicato ai genitori su cui fare dei corsi, vogliamo fornire sostegno ai centri estivi perché sono un'occupazione per i bimbi soprattutto, ma sono di nuovo un sostegno alla famiglia in cui i genitori sono lavoratori e non ci sono altri supporti. Un ultimo punto, l'istituzione di un luogo di incontro per le neomamme. Le neomamme hanno tantissimo lavoro da fare, ma si trovano anche nei primi mesi di vita del bimbo ad essere anche piuttosto sole, quindi un punto in cui trovarsi, condividere delle esperienze, socializzare e magari avere la possibilità attraverso del personale specializzato che potrebbe essere iscritto di risolvere dei piccoli problemi e avere in questo modo un aiuto. E quindi con questo sguardo verso piccoli e il futuro chiudo la presentazione di questo tema. Alle iniziative che le associazioni vorranno intraprendere.
fare nel, in particolare. Allora vorremmo partire da una forma di base, ecco, vorremmo scrivere insieme alle associazioni una carta di valori, in modo da poterci orientare tutti intorno a questi valori, valori condivisi, valori atti, valori e lavorare. Come si intende per associazione? Perché ci sono tante associazioni che definite no profit, no profit non sono. Ma perché poi quando uno dice do un aiuto economico a un'associazione che ufficialmente non è no profit. Ah no, certo, cioè, sì sì, noi abbiamo probabilmente non evidenziato questo aspetto, ma naturalmente anche un partito politico, se vogliamo, è un'associazione. Ecco, cioè un gruppo di persone che sta insieme, che naturalmente persegue dei, diciamo così, degli obiettivi che possono avere di per sé anche. Ma non solo. Per cui no, noi parliamo di associazioni culturali, associazioni musicali, teatrali, associazioni che tendono, che sono già presenti sul territorio o che vorranno anche nascere, certo, naturalmente che non facciano del loro impegno un'azione di profitto. Perché capisce che è fine. Sì, beh, certo che sono. Perché c'è poi un punto in cui forse si chiarisce, magari lo intendiamo. Sì. Ma sa, signor Gabriele, perché io sono all'Essona, nonostante la mia età vado all'Essona, e quello è una situazione musicale. Ma se prendo una situazione di ballo. No, ma che infatti c'è poi un punto che esplora, se non vuole indicarlo perché è un punto di competenza, però mi chiederei di sollevare forse meno la fine, perché forse c'è una risposta, se non c'è la fine. Va bene, allora proviamo da parte. Quindi chiaramente la nostra intenzione è quella di contribuire economicamente e di finanziare dei progetti che sono sostenuti da parte associazioni, naturalmente sempre all'interno di ambiti, diciamo, di società. Esamineremo quindi anche il problema delle sedi, perché delle loro manutenzioni e la possibilità di creare nuovi spazi. Noi abbiamo un'idea, quella di costruire complesso scolastico nuovo con il concetto del terzo orientatore, e quindi i locali che verrebbero liberati, parte dei locali che verrebbero liberati alla scuola di Chirotti, vorremmo orientarli verso una casa del cittadino composto da sedi di associazioni, per fare un posto unico, un insieme di iniziative varie. Chiaro che del cittadino non solo la sede delle associazioni, tra le associazioni, ma ci sono proprio abbiamo pensato a dei spazi in cui tutte le fasce d'età potranno trovare il loro luogo, diciamo, per aggregarsi, fondamentalmente sono spazi in cui è favorito il luogo d'aggregazione, quindi ci sarà un luogo per gli anziani che fanno le loro attività, un luogo per i giovani. Soprattutto abbiamo pensato anche a quei giovani compresi nella fascia adolescenziale, che è sicuramente quella più a rischio, perché sono in giro per strada e non sanno cosa fare, quindi gli diamo dei luoghi, degli spazi per poterci trovare, non sono lì, come fare. Ci sono poi altri spazi dedicati ad altre cose, perché poi al termine della presentazione potremo riprendere il rispondere. Ecco, dopodiché questo l'ulteriore punto è. Insomma, in campagna elettorale, nei momenti precedenti, tutte le coalizioni tendono ad avvicinare le associazioni, noi le abbiamo avvicinate, e poi magari tendono un po' a dimenticarsene. Noi vogliamo mantenere un tavolo permanente di colloquio, di dialogo, di confronto con le associazioni. E questo lo abbiamo anche detto alle associazioni che hanno deciso di incontrarci, e detto, non è che la cosa finisce qui e ci rivedremo tra 4-5 anni le prossime consultazioni, cosa che altri fanno, tra parentesi. Noi apriremo la possibilità di un confronto sempre. Naturalmente tutto ciò poi ha bisogno di una logistica, pertanto cercheremo di pianificare e di collaborare attraverso la gestione di un calendario che sia, come dire, ottimizzato, perché più di una volta abbiamo visto come Wolfram
facendo un po' di sforzo, i comuni probabilmente durante soprattutto eventi come natalizi, Pasquali, cerca di mettere insieme un po', però riesce a ottenere ciò che vediamo, insomma. L'ottimizzazione delle iniziative, sovente ci sono nella stessa giornata, addirittura negli stessi orari, più iniziative, quindi un cittadino che vorrebbe seguire entrambe non può, perché sono allo stesso orario, perché ogni associazione va un po' per il proprio programma senza cercare di fare uno sforzo e di venire incontro, insomma, a orari differenti. Dopodiché vorremmo creare un portale web territoriale, quindi non solo Molteni, ma anche tutti i comuni limitrofi, dove le associazioni potranno mantenere in modo vivo il contatto della cittadinanza e promuovere le loro iniziative. Quante volte c'è successo? Cosa facciamo stasera? Ma che cosa c'è? Dove vai a cercare cosa c'è stasera? A Sette, un altro passo, a Bolognano. Ecco, vorremmo creare un luogo, un sito web dove tutte le associazioni indicheranno le iniziative. C'è uno spettacolo teatrale su Bolognano Settimo, c'è una partita di rugby a Bolognano, per cui le persone vanno lì e scelgono che cosa fare. Oggi la cosa è ancora così, data da altri canali. Naturalmente uno dei punti a cui teniamo di più è una particolare vicinanza alle associazioni che hanno cura e hanno rispetto del nostro territorio, per una progettazione condivisa degli interventi da fare. Penso, tanto per dire, tra il nord di luoghi, ma è uno che fanno camminate in Bauda, per cui con loro speriamo di aprire, di attivare una collaborazione per migliorare questi aspetti, perché in effetti promuovono e rispettano il territorio. Favoriremo quindi anche un'attività di sinergia tra associazioni e scuole, chiaramente nel rispetto della progettualità scolastica, cioè potremmo durante gli orari scolastici c'è tutta una programmazione intervenire con, però ad esempio delle associazioni potrebbero proporre delle attività post scuola immediatamente dopo l'orario di scuola, fare un'attività di orientamento, lo dico per dire, allo sport ad esempio, magari non dei soldi, un altro e pertanto questo favorirebbe anche le famiglie che potrebbero avere difficoltà a prendere il ragazzo dalle 16:30, insomma, con un'attività magari sportiva o associativa post scuola, potrebbero venire incontro anche a queste esigenze. Ecco che in effetti è tutto. Poi lavoreremo insieme ai comitati di bordo, perché i comitati di bordo sono un'altra bella risorsa, sono già strutturati, fanno delle belle feste da anni. Pertanto vorremmo creare con loro una collaborazione per delle iniziative nuove anche, cioè che non sia sempre solo la solita mangiata, che va benissimo, partecipiamo con molto entusiasmo alle varie iniziative, però si potrebbe anche pensare a qualcosa di diverso che abbia una finalizzazione di promozione del territorio. Posso solo, perché forse per noi è... c'è una cosa bella del confronto con le persone, proprio che si vedono le cose con degli occhi diversi. Perché noi pensavamo che solo leggevano le parole di avere risposto a questa cosa, e invece ci scusiamo, ma forse la risposta non è così precisa. Allora, noi facciamo riferimento al tavolo di lavoro dove definiremo le reciproche competenze e il servizio svolto nelle associazioni. Abbiamo parlato di una carta di valori chiara e condivisa, sosterremo dei progetti. Questo vuol dire che la nostra intenzione non è dare dei contributi pioggia, è stabilire, ma con le associazioni, qual è il valore che l'associazione porge alla cittadinanza, e questo si fa sul progetto. Cioè, tu non hai il contributo perché esisti, tu hai il contributo perché fai questo per la popolazione, e naturalmente bisognerà stabilire dei criteri che devono essere previsti, nel senso che non può essere un'amministrazione che li decide.
decide o no, penso che il senso fosse questo, però appunto a volte noi pensiamo di avere dato delle risposte, è bello di confrontarci e che spero di, che sia più chiara questa cosa. Sono d'accordo con lei. Grazie. Bene, possiamo? Sì. Bene, un altro aspetto è chiaramente lo sport. Lo sport che noi lo vediamo in un duplice aspetto, naturalmente. Chiaramente lo sport ha una dimensione educativa, chiaramente forma il bambino al rispetto delle regole, alla comunicazione e allo stare insieme ai compagni, lo educa anche a rispettare l'adulto che decide al termine di questa regola, per cui sembra molto difficile questo aspetto, vediamo tante cose nella nostra ma anche in altre comunità, insomma, che tante volte la decisione di un adulto sul secondo me quello è un fallo, per dire no, quindi tu hai fatto una cosa, è sempre difficile, quindi lo sport è inteso anche come dimensione educativa, ma anche come funzione sanitaria. Naturalmente abbiamo dei dati, sappiamo che i nostri ragazzi hanno percentuali di obesità sempre maggiori, perché questo significa che si muovono poco, probabilmente hanno più attività sedentarie, per cui lo sport visto appunto sotto questo aspetto è importantissimo. Tutti i bambini dovrebbero fare qualche sport, qualche cosa, perché naturalmente questo aiuta a crescere in un modo più sano, e questo significa che da adulto avrai meno problemi di circolazione, insomma avrai meno problemi, una funzione sanitaria. Prego. Per questo noi vorremmo introdurre appunto termini piccoli dei corsi di psicomotricità e delle visite posturali, perché è molto importante identificare quando il bimbo sta crescendo, quindi nel momento in cui c'è lo sviluppo osso, muscolare, se c'è una postura errata, corretta in un modo giusto, la persona non si porterà per tutta la vita una spina dorsale, magari no? Una spina dorsale non corretta, chiaramente con gli esperti del settore. Questo guarda, sembra una banalità, ma non è così banale, perché gli sport, quasi tutti, almeno i nuoto, tendono a sviluppare molto certi muscoli e non altri. Non so, penso al tennis, per dire, il tennis è tutto sulla parte superiore, anche sulle gambe, d'accordo, però le braccia sono fondamentali, e uno dei due rispetto all'altro, quello dove batti, che so io, il calcio ha altri problemi, lo sci, per cui è molto possibile che un ragazzo che si dedica anche bene allo sport possa crescere con dei problemi posturali. Questo è, io ricordo che certo tutti coloro che fanno sport devono fare una visita medica, e qui questo aspetto riesce abbastanza, anche se sono viste mediche piuttosto batterine, devono cercare di farlo in fretta, sono obbligatori, però se c'è una difficoltà molto evidente emerge, ma noi vogliamo fare qualcosa di più. Chiaramente insieme alle società sportive vorremmo costruire un'offerta di attività a scelta per i bambini nelle scuole elementari, appunto penso prima che possa integrarsi con gli orari del posto scuola. Noi abbiamo una grande ricchezza, perché volontiamo a molte associazioni sportive, cioè se ci pensate c'è l'atletica, non c'è una piscina, però è nei comuni vicini, c'è una grandissima offerta dal judo, al karate, al rugby, anche al calcio, non parliamo appunto, c'è il tennis, c'è l'atletica, c'è lo sci, insomma ci sono tantissimi, c'è il nord, c'è la pallavolo, con la canestro, sì, d'accordo. Per cui c'è una vastissima scelta, però talvolta come si avvicina un bambino ad un'attività piuttosto che a un'altra? Non la conosce, magari attraverso delle immagini televisive c'è il campione che viene fuori, allora magari molti vogliono seguire quel tipo di attività in quel momento. Invece cercare di costruire un'offerta così un po' alla pari sarebbe interessante, proprio per fare in modo che tutti
di sport possano svilupparsi e il ragazzo sceglierà quello che più gli piace. Vorremmo favorire anche l'accesso alle strutture sportive in orari consumi per le attività anche della terza età, perché ne parliamo sempre poco, però ci sono molte persone che sono in pensione, che avrebbero del tempo, vorrebbero utilizzare delle strutture, ma non possono farlo. Non è previsto, credo che il Comune oggi non preveda la possibilità di utilizzare, che so io, una palestra per fare dell'attività sportiva. E noi vorremmo invece aprire la possibilità di attività per la terza età. Dopodiché, se per pensare oltre, una delle cose che sono veramente ampie, io abito in zona San Grado, sovente passiamo di lì, vediamo questo campetto con un canestro sotto, c'è un campetto di palcanestro, c'è un canestro sotto, senza rete, insomma. Ma sono veramente anni che passano lì, dico, ma non è possibile, ma se un ragazzo dovesse fare una partita di palcanestro, come fa con un canestro sotto? È impossibile. Per cui vorremmo veramente riqualificare questo campetto, perché è una bella area, una bella zona, ci sono molte persone che e vorremmo trasformarlo anche per un'area sportiva anche per disabili che possono anche loro fare delle attività. Vedete, uno dice ma quanti disabili ci sono, ma non importa, tu crea la struttura, dopodiché le iniziative si possono formare, possono venire squadre, che so io, no? Da Torino può venire una squadra e fare una partitella a pallacanestro. Ma senza andare tanto distante, in via Padova c'è il centro giochi. Sì. Ce l'hai certo. Certo. Quindi veramente questo del campetto di Sagrato personalmente è proprio una fitta nel cuore che ho da anni che non riusciamo a capire cosa ci voglia a mettere in piedi un campetto come il Vicente. Dopodiché vorremmo favorire la pratica sportiva libera alla cittadinanza presso gli impianti sportivi comunali anche durante il fine settimana, che sono i momenti, diciamo, che quasi tutti hanno impegni lavorativi per cui possono dedicarsi di più a delle attività sportive. Poi vedete, nel momento in cui, come dicevo prima, c'è l'occasione di fare una cosa, le persone si organizzano, ma dai, andiamo a fare una partita di pallavolo per dire, e quindi dare le condizioni, ecco, noi vediamo la costruzione come un'attività che dà, mette a disposizione, crea le condizioni perché le persone vivano in un modo più consono, in un modo più sereno. Così come sosterremo l'organizzazione di manifestazioni sportive, che già oggi esistono, ci sono organizzazioni sportive bellissime, penso in questo momento a Rani Martino, ad esempio, che fa delle cose eccezionali. Hanno degli atleti a livello internazionale che vincono medaglie d'oro alle Olimpiadi, certamente non sono i colombiani, d'accordo, però è una società che fa delle cose grandiose, come il Corso della Volpe, non so, fanno delle cose veramente interessanti. Queste noi le avvicineremo e gli proporremo delle collaborazioni perché sono attività serie e importanti. Abbiamo finito lo sport. Ah, continuiamo con il lavoro, sono però degli argomenti semplici, il lavoro soprattutto è uno di quegli argomenti semplici che... Beh, questo direi che non è un problema, questo è veramente il problema che abbiamo e che le amministrazioni comunali certo non possono fare molto, però qualcosa possono fare, non ci si tira mai indietro. Qualcosa c'è sempre da fare, un po' di inventiva, qualcosa si può sempre fare. Chiaro che ne soffre l'Italia intera, la produzione in Italia sembra quasi che non esista più, ma esiste il terziario, esistono attività collaterali, ma la produzione in sé sembra quasi sparita. Per cui vorremmo tentare di promuovere politiche che in qualche modo tutelino l'ambiente. Cioè, noi abbiamo in Italia delle eccellenze fantastiche che sono che l'ambiente, che il turismo. Abbiamo veramente, e lo sappiamo tutti, delle fantastiche, secondo me, opportunità di sviluppo. Vi racconto questa aneddoto.
molti anni fa andai a Roma a visitare una basilica, a un certo punto dietro una saletta c'era una persona seduta, dice lei, mi faccio sentire, apriva e chiudeva una porta che il cicolio faceva un suono, una musica. Dico, forse questa persona è pagata per far sentire al turista il cicolio di questa porta. Può sembrare una banalità, però se coniughiamo la l'inventiva italiana, al di là di questa cosa che è strana, ma l'inventiva italiana è fantastica. Noi siamo un popolo veramente, secondo me, in gamba, abbiamo tante cose che secondo me, che valorizziamo magari. Magari non fare così adesso ci vuole dire. Sì, cioè, abbiamo magari 100 buone. Un'attività che dovremmo fare è proprio per rilanciare, diciamo, più che rilanciare, lanciare un'attività turistica locale. Abbiamo appunto delle belle aree, quelle della Valle e delle sponde del Paolo, che vorremmo, come abbiamo già esposto nella, quando abbiamo parlato di ambiente, vorremmo valorizzarle meglio. Sono ora sono lì, d'accordo, qualcuno tanto ci va, ma non c'è nulla di organizzato. Così come vorremmo attivare dei percorsi virtuosi in ambito commerciale, cercando di rafforzare le piccole imprese, che sono veramente la spina dorsale del paese. Noi oggi grandi imprese abbiamo poche, avete visto la più grande impresa, cosa ha fatto, cosa ci ha fatto, insomma, ha usufruito delle casse integrazioni finché ha avuto bisogno, dopodiché, per carità, ha mantenuto ancora un po' di produzione, questo è vero. Però insomma, appena le condizioni sono state favorevoli, via, si va via, dall'Italia si va via. Quindi le piccole imprese sono quelle che oggi, secondo me, sostengono l'economia del paese. Occorre aiutarle, rafforzarle. E chiaramente cosa si può fare? Abbiamo un comune può cercare di attivare delle manifestazioni, appunto, dei mercatini agricoli, cercando di valorizzare i prodotti locali. La nostra idea è sempre questa, locale, territorio. È inutile che apriamo dei chioschi con delle Coca-Cola, non ce ne frega niente in un certo senso di questo genere di idea. Noi vorremmo, non so, la birra artigianale di una località, piuttosto che un vino di Chino del Chieresco, promuovere attività di questo genere locale e chiaramente aiutandole come può fare, oppure può cercare di fare delle detrazioni fiscali per le attività che si orientano in questo senso. Dopodiché cerchiamo di incentivare anche l'insegnamento di nuove attività produttive, perché no? Verificando nei piani industriali, chiaramente, non basta che abbiamo una ditta che fa delle cromature e ci inquina le falde, insomma, d'accordo, tranne una società che fa delle cromature, ma con tutto il necessario e con tutto ciò che serve perché il cromo non vada nel sottosuolo. Per cui verificando i piani industriali e che certamente attingerebbero da un'utenza locale, le esigenze occupazionali, tutte le ditte tendono proprio per evitare spostamenti, quindi perché le persone possano rendere, diciamo, meglio un bacino, diciamo, locale. Bene, l'ambito lavoro quindi è questo. Beh, sicurezza. Sicurezza è un'altra bella cosa. Non so se quanti di voi sanno, vabbè, intanto sicurezza ce ne sono di vari tipi. Primo tipo, polizia municipale, se non parliamo solo di sicurezza legata ai furti, no, parliamo di ampia altra sicurezza. C'è una sicurezza ambientale, territoriale, che viene in un certo senso valutata poco, perché non ci rendiamo conto, ma l'aria com'è, ma l'acqua com'è, ma fresca, l'aria com'è, ma la respiro. Ma c'è un grosso problema in certe aree di sicurezza ambientale. È chiaro che una delle prime cose che dovremmo fare
ce ne accorgiamo solo quando i nostri rivi debordano, se no poi ci dimentichiamo, di nuovo passano 2 o 3 anni, ma quando poi un rio, la pendola, eccetera, deborda, non so se ricordate, la mia Genova completamente allagata, eccetera. Quindi poi allora si può che i ripari si puliscono, si fanno delle sponde, si puliscono le cose. No, bisognerebbe sì, lavorarci prima, vedere le situazioni, quindi prevenire un po' questi rischi idrogeologici. Noi abbiamo visto che su Via Bramizzo c'è una sponda che è franata, ma sono molti mesi, è stata recintata e lì fortunatamente piove poco. E cosa va avanti? È chiaro. Poi speriamo che vada sempre avanti così, non può andare sempre avanti così. Tra l'altro è stata recintata messa in sicurezza, perché dopo più volte abbiamo segnalato. Ah beh, sì. Noi ci siamo resi molto attivi quando è franata questa sponda, abbiamo scritto lettere, abbiamo fatto delle iniziative, dopodiché è stata messa in sicurezza, però è una ferma. E quindi questa sponda. Il rischio idrogeologico è molto importante, perché naturalmente in periodi, e andremo sempre più verso periodi di precipitazioni abbondanti e naturalmente in tempi ristretti. Quindi il malore è stato molto cresciuto. Il malore è stato molto trascurato. Certo. Sì, ci sono tutta una serie di punti deboli e di difficoltà che vengono considerate un po' così sottovalutate, secondo me. Per cui vorremmo operarci per prevenire questi rischi. Dopodiché occorre anche informare un po' la popolazione, ma che cosa succede nel caso nuovamente sfondi il torrente Vendola, siamo tutti bloccati, si potrà usare l'auto, cosa non bisogna prendere? Beh, sottopasso di Vincenzo Battisti viene un po' naturale pensarci, però tante volte le persone insomma, si svegliano, sono in casa, ancora non lavorano, il piano è molto basso altimetricamente rispetto ad esempio a Torino stesso. Noi siamo a 219 metri sul livello del mare, Torino è già a 230 e più, per cui siamo in una specie di conca, tutto ciò che in qualche modo cade tutto intorno a noi arriva qui. Quindi cosa fare in caso di calamità naturali e non? Questo è non. Quanti di voi sanno che Compiano è uno dei 10 comuni più a rischio d'Italia? Non l'ho detto del Piemonte, ma come perché? E come perché? Abbiamo depositi di bombole ovunque, abbiamo il deposito dell'Agip. Se un pazzo prende un aeroplanino e gli va contro, magari sbaglia il serbatoio, colpisce quello vuoto, ma se colpisce quello pieno. Sono già all'ultimità, quindi non c'è bisogno dell'aereo. Ah, non c'è bisogno dell'aereo, basta un. Se passa di dietro, perché sono tutte arrugginite. Certo, ecco, quindi andrà incentivata la manutenzione, per esempio. Lì, non sarà letto, non sì. Noi quindi siamo uno dei comuni. Un momento su cui lavorare. Siamo uno dei comuni più rischi d'Italia, ma se succede mai qualcosa, voi sapete se dovete scappare verso Torino, verso il lavoro, se metterci una maschera. Non sappiamo nulla, questo non è per spaventare, quindi fare una politica di terroristica, non c'è esserci. Guardate che in questi tempi non succede molto, no? E perché non copiare paesi virtuosi dove in qualche modo in caso di una calamità dovuta sanno cosa fare, che so io, non prendere nulla in casa, correre sotto, cioè ci sono delle cose molto precise, punti di raccolta, che so io, posti dove è possibile fuggire e andare verso un'altra località senza magari andare verso il punto proprio. Sì, avete notato che siamo messi bene. E quindi senza spaventare nessuno noi dovremo in effetti informare la popolazione di cose minime in caso di calamità naturali e non. Vorremmo poi
attuare gli interventi di riqualificazione urbana in aree dismesse, angoli degradati, zone lasciate all'incuria, senza controllo, e attualmente appunto sono nuove attività illegali. Ricordiamo solo questo: l'incuria, il degrado, crescere l'illegalità fa crescere situazioni poco belle. Dopodiché verificheremo la situazione di pericolo derivante da edifici lasciati in stato di abbandono. Mi viene in mente il parcheggio di via Cesare, scusate, di via Circonvallazione, non è successo niente, meno male, quel parcheggino per 4-5 auto all'interno del mulino a piena è crollato giù il tetto di ingresso. Per carità, può succedere, però un'amministrazione qualcosina può cercare di fare nel prevenire qualcosa. E tu fai parcheggiare le persone come quello si è crollato, così senza vento, cioè scorso di terremoto, ma niente, così, da un momento all'altro. Noi dubitiamo che ci siano altre situazioni, se voi uscite, per quando uscite fuori sapete vedere la scala che va sulla seconda, al primo piano, è tutta puntellata, e non lo so, c'è la fidarsi, c'è un sicuramente fatto fare una, dico sicuramente, ma hanno fatto fare una perizia di questa scala, ah, sì, speriamo di sì, ma non sappiamo. Il signore diceva appunto fanno giusto a quanto vuoi che ti fanno una perizione, fanno giusto a quanto vuoi. Ah, c'è successo. Sì, per cui vorremmo in qualche modo verificare eventuali situazioni di pericolo, questo perché la prevenzione è questo, la riduzione della possibilità che si verifichi un evento dannoso, perché poi va sempre bene tutto, ma ci muore una persona, non ci muore una persona, poi se va sempre tutto bene, va sempre tutto bene, un'amministrazione deve pensare prima. Dopodiché vorremmo potenziare le infrastrutture, che sono chiaramente, quando c'è illuminazione, sistemi di videosorveglianza, fa da deterrente, già l'illuminazione fa molto da deterrente. Il fatto che ci sia del buio, una persona si nasconde, insomma, illuminazione e videosorveglianza che sono strumenti di oggi. L'illuminazione si può attuare con la belle illuminazione con gli impianti fotovoltaici, quindi una volta fatto non costa che nulla, e videosorveglianza perché è sempre importante poter registrare ciò che accade. Parliamo di un'altra sicurezza, e anche questa è abbastanza importante, quella della sicurezza stradale. Oggi tutti usiamo l'auto, però tanti incidenti si verificano soprattutto per l'elevata velocità dei mezzi. L'amministrazione, per carità, qualcosa fa, dei grossi incredibili, qui pensate voi che chi è che la forza di mano sopra, i grossi sono altri, per lui. E altre cose, perché noi vorremmo fare un piano generale, vorremmo studiare una serie di cose, verificare dove accadono questi incidenti. Io così a naso suppongo lungo le vie di ingresso e di uscita, no, dal comune, no? Le vie alla partenza, dai treni, sono vie dove gli alieni, le persone arrivano anche molto forte. Due ida hanno fretta, devo andare a vedere partita, c'è assurdo il contrario, no, vabbè, scherzo, perché se viaggio so che posso fare queste battute, dico, è chiaro che l'elevata velocità per cui è intanto inquina di più, la velocità alta è ricevuta dagli studi, inquina molto di più, ecco perché ci sono diversi cittadini che hanno imposto il 30 km all'ora su tutto il territorio cittadino, perché si abbassano, mi pare, del 50% del polvere sottili. Adesso è chiaro che può diventare difficile andare 30 all'ora in certe zone di Bolivia. Noi vorremmo quindi fare un piano generale del traffico per fare un qualche cosa che migliori l'aspetto della velocità. Vorremmo poi migliorare anche le misure di sicurezza di ciclisti e pedoni. Piste ciclabili, come abbiamo visto e abbiamo già esposto anche durante il momento dell'ambiente, ce ne abbiamo di non perduto, ma
chilometro in più, niente. Sono già morte delle persone che vengono in bicicletta, non solo una, persone che abituate vengono verso il centro paese, comprano il pane e latte, l'automobile le tocca. Non va bene, occorre cercare di migliorare queste misure. Non parliamo qui dei pedoni, non parliamo dei pedoni. Guardate, una delle cose che mia moglie ne è testimone, che più mi riempiono il cuore è quando vedo un bimbo di 8-10 anni che è lì sulla striscia pedonale. Un bimbo che vorrebbe passare, ma no, guarda, guarda che si ferma, nessuno si ferma, è solo un bambino, è solo un bambino. Mica mi può dire adesso, va bene, provate a fare un bimbo, fermatevi, lo farete sicuramente. Fatelo di più, secondo me, fermatevi, vedete, nel sorriso, illuminarsi. Un adulto mi ha visto e mi ha considerato, che significa considerare quello che è lì, che vuole pensare, no? Ti vedo, ti considero, giustamente tu hai precedenza, mi fermo. Guarda che non è banale, anche questo, se andiamo in Germania, se sei fuori dalle strisce non ne consono, eh? In Germania se sei fuori dalle strisce non ci sono santi, però se sei sulla striscia inchiodano anche se si parla di 80 ore in chiodo. Ecco, quindi misure più adatte. Vorremmo sensibilizzare le barriere architettoniche, come abbiamo già detto prima, sapete, di eliminarle, non solo per disabili, ma anche per carrozzine, per mamme, ma per persone che magari in quel momento hanno un dolore alla sciatica, cioè un gradino diventa una cosa, i gradini diventano una cosa terribile quando, certo, anche lì siamo tutti bene, ma provate a stare una volta male, ma un gradino che ho lasciato è una cosa pazzesca. Quindi censire le barriere per cercare di ridurre. Dopodiché vorremmo cercare di modificare il sistema di abilità intorno alla scuola. Vi è capitato, qualcuno di voi parla loro, naturalmente torna alla scuola al mattino dalle 8 guarda alle 9, sembra il far west. Poi uno più ha la macchina grossa e più la vuole mettere davanti, perché il proprio bimbo deve andare a scuola. Insomma, vorremmo cercare di sistemare un po' la dottrina intorno alla scuola, perché vorremmo che ci fossero almeno auto che circolano lì, vorremmo fare delle cose, vorremmo, cioè, sarebbe bello vedere trenini di bambini che con la cordicella vanno a scuola, no? Portati, sarebbe bello vedere cose di questo genere. Bene, dopodiché parliamo di una sicurezza invece differente, quella che facevo riferimento prima nella fotografia. È chiaro che c'è una sicurezza ed è indubbio, non possiamo negare, sovente ci sono periodi dove i furti sono notevoli, entrano nelle case, il giorno di notte non c'è orario, non c'è più, il giorno di notte riescono a fare velocemente, forse tutti noi comunque conosciamo più di una persona. Il nostro parente, non sono entrati là, da noi sono entrati, da tanti altri, sono velocissimi, 3 minuti, tracca, salite, aprono una porta, entrano dentro, buttano l'aria, ed è un dramma per uno di noi, oggetti cari, insomma. Cosa fare? È molto difficile, non è che si possa, noi non vogliamo sembrare quelli che arriviamo noi, abbiamo posto tutto, no, noi cercheremo di fare delle cose per ridurre le possibilità che si verificano delle cose negative. Quindi vorremmo sostenere l'azione della polizia municipale. Anche loro adesso fanno parte del NET, è stato tutto a NET, tutto a NET. Sembra, a me sembra veramente un diamo fuori, poi se qualcuno viene con te, ma è NET, ma è NET. Quindi un poliziotto, un poliziotto, cioè un vigile di bordo dovrebbe venire qui. Non vengo, non so, io ne vedo sempre meno per strada, diciamo. Al mattino, alle scuole sì, poi io non vedo più. Vorremmo sostenere l'azione quindi della polizia municipale e cercando di facilitare l'opera, non so, parleremo con loro, appunto, ecco, noi che è la prima volta che ci presentiamo alle amministrative, per cui vogliamo entrare in amministrazione proprio per tutta una serie di contratti, tutta una
qualsiasi cosa, sentire quali sono i loro problemi. Siete in pochi, non avete mezzi, qual è il problema? Non lo so, che abbiamo bisogno di gente sul territorio. Costruiremo quindi un tavolo di confronto tra il comandante della locale stazione dei carabinieri, con il comandante della polizia locale e la cittadinanza, per cercare di coordinare delle azioni. Anche qui, facendo da sportello, sentendo le persone, vedendo, è un periodo che si verificano più furti del solito. Non so, oggi si chiama il carabiniere di notte. E lo so, ma probabilmente dobbiamo capire perché. Non è che non vogliono venire, probabilmente perché magari hanno un'area vastissima e in quel momento sono... Ci sono uno, dice, chiamo pronto intervento di Torino, dice all'altro, aspetta un attimo che arrivano là. E ovviamente arriva da parte di Torino, non arriva più di arrivano anche da Venaria. I carabinieri sono più per cui c'è una difficoltà, però perché non vogliono, ma che non possono, o hanno altri interventi maggiori. Chissà, vorremmo appunto parlare con queste persone. Vorremmo creare un punto di ascolto sui temi della sicurezza, sulla prevenzione di truffe, diceva Gabriele oggi, davanti alla coppia si spacciavano delle persone che avevano bisogno di un'offerta tra le ambulanze, venivano da Bustarsi, da dove venivano? Da Piete Grasso. Cioè, da Piete Grasso venivano a chiedere soldi, truffe. Quindi, truffe. Anche i vigili del fuoco. Ma nonostante che abbiamo qua i volontari, vorremmo cercare di valutare la possibilità di costruire una forma di rete di sorveglianza di vicinato. Forse è già un po' attuale, perché ci una disciplina con Molpiano si conosce di più. Scusi, lei ti conosce bene Molpiano. Sì. Che vantaggio abbiamo avuto noi con l'unione con gli altri comuni? Secondo me è un vantaggio. Secondo me non è giusto. Diciamo, allora non dico nessuno, siamo pochissimo. E mai dire nessuno, non è lì manco una cosa. Mi sono dimenticata di presentare il consigliere come di Marotto, che si occupa anche di questi temi di NET, questa sera va dato la città. Sarebbe buono che qui era che non si può fare. Faccio il tiratore. Il pro e il buono. Siamo lì. Bene. Un'altra cosa importante che abbiamo inserito nell'ambito della sicurezza è questo. Vorremmo chiaramente contrastare l'infiltrazione della criminalità nella pubblica amministrazione. Sappiamo che è un problema attualissimo, no? Adesso, non per fare una battuta, ma quasi tutti i giorni, non tutti i giorni, quasi tutti i giorni c'è un amministratore, diciamo così, un amministratore che viene messo in galera, sempre per appalti truccati, sempre per infiltrazioni di questo genere. Qui possiamo fare molto, cioè l'amministrazione può fare molto, forse tutto può fare. Ed è proprio qui che noi vi chiediamo il voto. State attenti, noi vi chiediamo il voto, ma perché noi vogliamo fare questa cosa qua. Non sono sicuro che tutti gli altri vogliono fare questa cosa qua. Non sono sicuro. Secondo me qualcuno si mette in politica proprio per non fare questa cosa qua. Ma non mi dico chi. Quindi noi vorremmo contrastare l'affidamento in carico comunale, chiaramente, ad aziende che sono indagate dalla magistratura. Se sei indagato, è vero che non sei, i processi sono lunghi, ma noi vorremmo cercare di essere, se siete puliti, bene, se no, lavorate, imparate. Noi vorremmo cercare di, perché se sarà difficile, però vorremmo cercare. E poi vogliamo promuovere la trasparenza in materia di lavoro, non affidati. Se affidano dei lavori a chi non si sa mai nulla, questa ditta da dove viene, vorremmo appunto trasparenza. Quindi anche qui pubblicare sul sito gli appalti, i bandi di gara, ciò che oggi viene di nuovo delegato al NET. Siamo sempre lì, il comune, no? Ha tutto al NET. E questo al NET, magari tanto al NET, non è. Passiamo un po' da lì, stiamo passando. C'è un ultimo aspetto, con la sua mano, quello che ci sia tutto. Ah sì.
cultura, la leggo un po' alla sicurezza di prima, voglio citarvi questa cosa che ho letto solo due giorni fa. Settembre del 2015, a Forcella, in quartiere di Napoli, ci fu una sparatoria, una resa di corpi, un mitragliette, ma in pieno giorno, un bar, così, come tante volte accade. Il parroco di questo quartiere, sono dei parroci molto, non stanno solo nelle chiese, cercano di far comunità, ne hanno uccisi anche i parroci che erano presenti. Il parroco, questo Don Angelo Berselli, ebbe a dire, allora, ve lo cito perché è proprio bello, se vogliamo eliminare la camorra, allora parlo di camorra, questo può essere duplicato come volete, se vogliamo eliminare la camorra, dobbiamo reciclarne le radici e dunque occuparci della cultura. Voi pensate, parla di camorra, parla di legalità, parla di persone che vengono ammazzate e dice la soluzione è la cultura. Ho voluto introdurlo perché credo sia un concetto importante e credo che sia vero. Dove c'è cultura, dove c'è la cura del bello, dove c'è l'attenzione dei particolari, l'attenzione della storia, l'attenzione per le proprie radici, io credo che in quella società ci sia meno illegalità. Ecco perché vorremmo occuparci in modo particolare di cultura e quindi promuovere con le associazioni che si occupano di cultura e delle loro attività, aiutarli nella organizzazione, valorizzare la storia di questo luogo, ha sicuramente più di 1000 anni, per cui c'è una valorizzazione che ci sono delle associazioni che devono incontrare. Per questo noi quando incontriamo le associazioni con le varie persone che ci fanno delle proposte, noi le inseriamo nel nostro programma. Questa è una di queste. Amici del passato ci hanno chiesto, noi vorremmo che le iniziative di carattere storico fossero, di cultura locale, fossero moltiplicate. Vero? Sì, sarebbe bello, l'abbiamo inserito. Quindi la promozione e la pubblicizzazione degli eventi culturali, abbiamo guardato in quel sito dove inserire le varie iniziative che abbiamo fatto. Promuovere degli itinerari storici o naturalistici, può far sembrare banale, ma qualcosa di interessante c'è in Mogliano, probabilmente molto sepolto sotto quella montagna di terra. Qualche cosa di interessante c'è, non so, per dire la cappella di San Rocco. Di San Rocco è del 1400, è una cappella molto antica. La chiesa della Madonna delle Vigne, delle Grazie, ad esempio, era un santuario, quindi era riconosciuto come un posto dove venivano miracoli. Questo storicamente poi la chiesa l'ha declassato. C'era il cimitero intorno, quindi c'era un'eremita che viveva lì. Insomma, ci sono delle. Sì, la Fortuaria è molto vicina. Fortuaria, San Benigno, vicina, quindi l'itinerario veramente non solo bolognese, ma anche nelle città. E i itinerari naturalistici ci sono dei belli squarci, chiaramente. Promuovendo le confiere, come abbiamo detto anche prima, prodotti gastronomici locali, da tenersi in comunanza con le iniziative. Insomma, anche qui vorremmo creare un tavolo di lavoro e di progettazione culturale con le scuole. Tiriamo molto le scuole dentro il nostro programma. Questo forse sarà perché abbiamo un candidato sindaco che insegnante. Allora, no, è chiaro che delle iniziative fatte con i bambini hanno uno sviluppo diverso. Tutti noi abbiamo ricordo quando eravamo bambini quella cosa lì. C'è rimasta lì e per tutta la vita quella cosa ha un pochino determinato nel nostro passo. Sono futuri cittadini. Per cui, esatto, futuri cittadini, se inizieranno già da bimbi a occuparsi di cultura, di natura, eccetera, non potranno che crescere adulti, consapevoli e attivi. Vorremmo dare una collocazione migliore alla biblioteca, che è quello che è in quel locale di là, un pochino angusta, chiusa, vorremmo, anche perché la biblioteca ha delle bellissime pubblicazioni. Ad esempio, ho avuto modo io di vedere un libro Catastro del 1692, è
condizioni. Prego. Non ti vedo, non ti vedo. Ma non fa bene. Io l'avevo visto, ma ho fatto la tesi di laurea su quelle cose che mi aveva dato. Bene, posso andare avanti per l'ultima parte? Sì, salto di valente. Adesso salto di valente è un riadattamento di una vasca di una piscina, per carità, c'è una bella sala, si possono fare delle cose, però ad esempio io canto in un coro, la nostra insegnante di coro dice no, il coro di valente non si può cantare. C'è un palco, compagnie teatrali, no, lo piange, lo palco, non sono le quinte, non c'è nulla, insomma. Si potrebbe fare veramente qualcosa con pochissima spesa per rendere questa sala non solo un'enorme sala dove le voci di bomba è grande, d'accordo, però non è adatta per l'iniziativa culturale. Per cui vorremmo cercare di adeguarla meglio. Guarda questo premio di premi agli alunni delle scuole superiori, universitari, nessuno esclude anche a livelli un po' più inferiori che si distinguano per dei risultati o che so io magari per delle iniziative a tema, insomma, abbiamo tutta una serie di idee. E chiaramente promuovere iniziative che valorizzino i talenti del nostro territorio. E non ce ne sono pochi, ce ne sono talenti. Siamo sempre qui di proporre la creazione di un sito in cui inserire tutte le iniziative, ma è una rivoluzione europea. E quindi passiamo alla valorizzazione di beni artistici, culturali, quali appunto questi edifici storici, cosa che ho già detto prima, e appunto la valorizzazione di beni comunali, quali appunto alcune chiese, per esempio la chiesa di San Rocco, della Città del Vaticano, non della chiesa, no, è stata costruita dalla comunità e quindi è una chiesa della comunità, è comunale, se vogliamo, non santa che è comunale, ma la chiesa è della chiesa, no. Fu eretta proprio per ringraziare San Rocco, che è il protettore delle bronze, dopo una famosissima festa che colpì questo territorio, quindi la gente per ringraziare eresse questa cappella, non in quelle dimensioni lì, ma anche più piccola, poi è stata ampliata. Per cui è un bene questo comunale, non è un bene parrocchiale, per capirci come tutte le altre cappelle. Ecco perché ci occupiamo di, diciamo, la valorizzazione di beni comunali come cappelle e chiese, offrendo collaborazione per chi se ne sta prendendo. Bene, io credo di aver terminato, scusate, sono stato forse un pochino lungo, però passano sui piedi, dove ci saranno le mamme tipo, che passano, passano.
sfidata sulla faccia della bambina e quindi rendere più vivibile questa zona. Sosterremo le eventuali organizzazioni, associazioni che vorranno organizzare degli eventi in un piano, offrendo delle agevolazioni. Agevoleremo anche i negozianti. Un esempio può essere un bar che decide di mettere all'esterno un gazebo o che decide di mettere all'esterno dei tavolini, dandogli la possibilità di poter usufruire il suo pubblico, dandogli come agevolazione appunto la possibilità di usufruire dello stesso polo, che in questo momento ha un costo abbastanza elevato. La possibilità di usare la strada pedonale per l'intrattenimento, che può essere dal piano bar a qualsiasi altro tipo di organizzazione che vogliono fare per intrattenere il cittadino che vuole usare il centro di Montiano. Il potenziamento e la creazione di nuovi eventi periodici, tipo la fiera di primavera, non deve essere uno dei pochi eventi creati in Montiano. Adesso, una volta, se ricordate, la festa patronale di Bolpiano era la festa patronale di Bolpiano. Partiva da Piazza Madonna, arrivava qui al comune. Adesso è la festa patronale di Piazza Madonna. È chiusa lì. A noi piacerebbe organizzare un qualcosa che porti Bolpiano di nuovo al centro del paese. Non Piazza Madonna, al centro del paese. Il cittadino deve avere la possibilità di muoversi per Bolpiano liberamente. Cosa fa questa cosa per il commercio? Porta gente da fuori, porta gente di Bolpiano a camminare per Bolpiano. I negozi che in questo momento sono chiusi, che hanno le pareti abbassate, se c'è gente che ci passa davanti, il proprietario stesso lo affitta o comunque fa qualcosa, perché può essere una fonte di sostegno economico. Per se stesso, un negozio chiuso non porta nulla. Le feste locali, come con le associazioni prima, come con i borghi, cercheremo di potenziarli, di incentivare le stesse associazioni o i borghi o chiunque voglia organizzare delle feste, cercheremo di dargli una mano come comune, cercheremo di aiutarli nell'organizzazione. La cosa importante per il centro storico è un centro commerciale naturale. I centri commerciali li conoscete, la passeggiata dentro Ocean. Noi vorremmo fare un centro commerciale naturale come può essere quello di Chivasso, dove la gente può passeggiare sotto i portici, noi non abbiamo i portici, o quelli di Settimo, via Italia. Quindi quelli sono centri commerciali naturali, dove la gente non ha necessità di doversi andare a chiudere dentro un centro commerciale come questo shop per fare i propri acquisti, ma può passeggiare liberamente, comodamente, in Bolpiano nel suo centro storico. Quindi è uno scambio,
il bene che prima non aveva nessun valore acquista valore e non c'è consumo, quindi non diventa un bene fermo e diventa un bene per qualcun altro ed è uno scambio di aiuto. No, basta. C'è anche il book crossing. Il book crossing è una cosa che viene utilizzata in molti altri comuni gestiti direttamente dai 5 Stelle ed è lo scambio dei libri. Per chi ha voglia di leggere, chi ha la necessità di leggere, chi vuole leggere, ma magari non ha la possibilità di comprare il libro o comunque di avere la possibilità di muoversi per cercarsi i libri che magari sono fuori produzione, che sono fuori stampa, c'è la possibilità con il book crossing di lasciare il libro che ormai è stato letto dentro appositi contenitori e io vado, lascio il mio libro e ne prendo un altro che ancora devo leggere. E questo qui è uno scambio, anche questo qui è uno scambio di cultura, che può diventare uno scambio culturale. Poi c'è la banca del tempo. La banca del tempo è un istituto di credito particolare dove non si scambiano beni, non si scambia nulla, si lascia solamente il proprio tempo. Io ho delle capacità, posso essere un falegname, c'è un'altra persona che ha la capacità, è un idraulico, io do il mio tempo per creare o per dare una mano con la mia professionalità e nello stesso tempo accumulo delle ore che l'altra persona che decide di dare questo tempo qui può dedicare a me. E quindi in questo caso vengono scambiate le professionalità delle persone. E un sì, qui c'è l'esempio del suonatore di pianoforte, più o meno è la stessa cosa. Si riceve quello di cui si ha bisogno, si dona quello che una persona sa fare. È uno scambio eco-preso. In cui ci sono i mercatini del baratto. Il mercatino del baratto è molto simile a quello lì che c'è in Piazza Madonna, col mercatino dell'usato. Qui però si possono scambiare anche dei beni, degli oggetti. Non è detto che non si possano comprare, però se la bancarella ha una cosa che a me interessa e io ho una cosa da dare in cambio, si possa anche effettuare questo scambio. Basta. Grazie. Io mi scuso, forse non posso soffermarmi di più, perché questi momenti sono bellissimi. Vengono fuori la parte migliore della cittadinanza che si vuole impegnare a cambiare la città o governarci. Il metodo. La domanda era, ma che obiettivi abbiamo con il metodo, che obiettivi potremmo avere, ottenere, raggiungere con il metodo? È inutile nasconderci, no? Allora, la città metropolitana già nella sua nascita favorisce l'unione dei comuni, che sono sostanzialmente mettere insieme le forze per poter ottenere dei servizi alla cittadinanza. Quindi questi servizi vengono messi insieme e la logica è quella proprio di abbassare i costi, il problema è di arrivare ad abbassare i costi. Il problema sono le amministrazioni stesse, perché se il principio e la logica ha un suo perché, mettersi insieme, l'unione fa la forza, come ho detto. Quando però ci si mette insieme due zoppi, che zoppi che sono due dello stesso lato, ovviamente non è che riusciamo a fare una persona che corre, facciamo una persona che zoppica per stesso lato. Quindi l'unione dei comuni fatta come viene fatta oggi, quindi mettendo insieme parte di servizi che l'amministrazione non vuole più occuparsi,
perché sono servizi sulla cittadinanza che danno problemi, danno fastidi, danno incombenze, non sono dei servizi utili per il consenso, ma sono servizi che portano soltanto rogna. Ad esempio potrebbe essere anche la polizia municipale, comunque vengono ceduti, vengono messi in condivisione e si ottiene che cosa? Si ottiene quello che è successo adesso, probabilmente dove abbiamo una parte di polizia municipale che non sta funzionando, è il più grosso flop di unione dei servizi e l'abbiamo purtroppo in casa, ce l'abbiamo noi in net, quindi non ha funzionato perché abbiamo scelto di condividere un servizio che non può essere condiviso, perché è un servizio territoriale sul posto, devi conoscere il territorio, non puoi mandare le vicini, faccio un esempio di Castelletto Po che si trova in collina, a Chivasso le mandi ad esempio a Bordiano, che non sta così, con una mappa, con GPS, si trova la strada, si trova quello che serve, seguono, possono seguire fino a un certo punto, non conoscono il territorio, soprattutto le persone. Quindi i servizi che vengono messi in condivisione devono essere servizi che hanno una logica, un senso. Ad esempio, quello del socio assistenziale può avere anche una logica, perché mettere insieme questi servizi significa abbassare i costi, avere degli psicologi, avere degli assistenti sociali che comunque è un'amministrazione ha già di per sé, anche l'ASL, eccetera, però non bastano. Quindi mettiamo insieme le forze e si va a dare un servizio alla cittadinanza, che più deve, sostanzialmente. Ma anche qui abbiamo dei problemi, sono legati ai soldi, cioè ci sono degli esempi, purtroppo io conosco molto bene Chivasso in quanto sono anche amministratore comunale di Chivasso, non conosco lo piano, quindi, però presumo che possono esserci delle similitudini, quando si danno dei servizi socio-assistenziali, quando si è già parte di un'unione, un comune come quello che potrebbe essere lo piano, già qualcuno mette dei soldi. Mette dei soldi in questi servizi e ogni comune mette dei soldi per poter garantire 10 assistenti sociali, 2 psicologi o altre forme di aiuto alla cittadinanza. Ma quando il tuo comune non utilizza quei servizi, magari si fa, magari concretamente, per quello che mi conosco di Chivasso, si fa concretamente parte attiva per avere dei servizi che vengono erogati direttamente a delle associazioni fatte dopo. Quindi associazioni che sono gli amici degli amici sostanzialmente, quindi che questi fondi vengono dirottati, non vengono messi all'interno del CIS o questi servizi di unione e vengono dati direttamente alle associazioni che si creano un loro dicendo, e questo parlando di associazioni che si occupano del extracomunitario, si occupano di povertà, si occupano di fare le messe per i poveri. Noi abbiamo le messe per i poveri, ce l'abbiamo, abbiamo delle messe che vengono gestite a livello ministeriale con dei contratti tra comune e fornitore, quindi abbiamo già la possibilità di risparmiare. Invece noi non utilizziamo il servizio, oppure lo utilizziamo e in più diamo altri soldi, quindi sono dei rivoli, dei buchi all'interno delle nostre amministrazioni, sono dei buchi che portano via del denaro che potrebbe essere utilizzato in un altro modo. Perché non utilizzare lo psicologo del CIS che è pagato un po' da tutti? Perché no? Quindi se no magari rimane lì il pollice. Invece andiamo a prendere un psicologo di un'altra associazione, perché l'associazione è amica dell'assessore, e invece lo facciamo per la sua territorio. Però noi parliamo, noi cittadini parliamo del CIS. Io ho la discorso di essere fratello dell'assistente sociale, quindi conosco bene questa. Il CIS non esiste più. Il semplice motivo che causa mancare poi per lo distretto, quindi tutta le rase, hanno soppresso CIS e hanno riassorbito come dipendenti comunali perché hanno fatto una scatola vuota perché non avevano pagato CIS. Quindi ha preso mia sorella che è apicale e è tornata ad essere una dipendente comunale. E questo per il buco che hanno creato proprio con questi meccanismi, per esempio la SEPA o altre cose di questo genere. Proprio per dire che le unioni di comuni potrebbero essere la strada per ottimizzare i costi, ma non con queste amministrazioni. E tanto anche dalla logica che queste amministrazioni utilizzano per mettere insieme i servizi. La logica è quella di togliersi un problema e crearsi la possibilità poi dopo di gestire in emergenza altre situazioni. E hanno addirittura le sacrificate, perché è il mezzo più basso e il mezzo da sempre, vicino a me. A me sembra che copiamo da qualche. Ci sia una croce dopo, no? Quel piano non esiste. Ma non esiste,
non esiste per il pollo che arrivano fino nei neri, lo fanno, non arrivano. La carneggiana passa quando vuole lei e sembra una carro bestiale. Io non vado più a lavorare, quando andavo a lavorare, a un certo punto non ho più preso la carneggiana, perché erano lasciato porta pace, con tutti i ragazzi maleducati che ti fumano pure in pace, no? Quindi, vogliamo, mi sembra, è dimenticato dal punto di vista del servizio sociale. Sì, ma sono dimenticati tutti i comuni, perché ognuno di noi vive nel suo territorio e sente questa diminuzione, questo allontanarsi da parte degli enti più di alto livello. Quindi i trasporti sono gestiti a livello regionale, a livello metropolitano, la città metropolitana. Quindi ci sentiamo tutti abbandonati, ma dobbiamo però pensare che non siamo gli unici. Quindi se Volpiano si sente abbandonata, non è l'unica. Qual è la soluzione? È che dobbiamo fare bene, quando si parla prima di fare bene, perché dobbiamo dire che non siamo gli unici, quindi dobbiamo stare zitti. No, siamo molti, siamo tanti e dobbiamo farci sentire. Stiamo qui a farci sentire, si parla da sempre, Volpiano si sale, perché se il trasporto non funziona, il caro bestiame è lo stesso problema, c'è anche i comuni, la valle è morte. Quindi il problema deve essere non vissuto come io da solo volpianese, perché poi alla fine ce lo fanno vivere in questo modo, perché comunque c'è un po' di comune, no? Quindi ci tranquillizzano un po'. Siamo solo noi che siamo isolati. Invece in realtà se facciamo rete e facciamo rete con gli altri comuni, cosa che sta nelle capacità politiche degli amministratori, a oggi gli amministratori sono incapaci di fare rete tra le amministrazioni e lo dimostrano i risultati. Perché se ci fossero dei sindaci con una mente un po' più aperta e pronti a fare rete, come lo è il Movimento 5 Stelle che è nato facendo rete tra le persone, facendo unione, i sindaci di Settimo, di Volpiano, cioè, facendo rete insieme, si fanno forza e vanno in città metropolitana, vanno in regione del Campanile e battono il pugno sulla classica scrivania. Ma non lo fanno, perché come non ti c'ero, magari hanno magari visioni diverse su contesti territoriali. Ognuno è un po' più c'era. Esatto. Prego. Ma l'entrata nell'unione netta, se c'è un comune virtuoso e un altro che non è virtuoso, che ha dei debiti, si accorpa anche i debiti dell'unione netta? No, il comune ha... Cioè io dico, nel senso, comune di Volpiano, per dire, noi, c'è il comune di Volpiano, mettiamo il caso di Veni che ha avuto un problema, entri nell'unione netta, Veni è sotto di milioni di euro, noi siamo sopra, gli altri sono sopra, il comune di Settimo è sotto. In questa unione qua bisogna parificare e il comune di Volpiano perde dei servizi per andare a coprire milioni di euro di questi che sono sotto? No, il comune deve far fronte alle proprie spese, quindi se non vedi che non riesce a far fronte alle spese per mettere insieme i bici, per esempio, è una spesa, cioè ogni amministrazione dovrà fare in modo di garantire all'unione net quel tot di servizi, di denaro, comunque, che indipendente dal fatto che sia in debito o meno, che sia attivo o sia l'anno. Invece è diversa la fusione, cioè l'unione dei comuni significa mettere insieme non i comuni, ma i servizi dei comuni. La fusione invece è proprio far scomparire il comune. Sì, ma poi i servizi mancano a livello di vigili, di sicurezza, perché comunque non ci sono vigili adeguati per sera nel pomeriggio. Li trovi solo alle 4 davanti alla scuola, che è giusto che ci sia perché ci sono dei bambini che attraversano la strada, però durante l'arco del giorno non posso mettere la gente che va a fare le butte per gli ausiliari per il parcheggio. È una spesa in più per un ricavo in meno, secondo me. Vigile urbano, l'unica cosa che si pare, la prossima volta c'è Laura Castelli, la nostra deputata, che ci ha ricordato che avere un grande attivo non è necessariamente sinonimo di avere dei buoni servizi, perché significa che non spendi i servizi, i soldi per fare i servizi ai cittadini. E questo col piano c'è un grande attivo, ma mancano dei servizi. Questo è quello che volevo dire. I servizi che mancano sono proprio il fallimento di questo modo di fare un nome dei servizi, non di comunque. Volevo sottolineare questo, perché su questo che ci siamo interrogati. Noi diamo dei soldi come comune per avere un servizio. Attualmente gli assistenti sociali sono per 6 ore alla settimana, quindi mattina e un pomeriggio, e chiediamoci se quello che diamo riceviamo un servizio
adeguato? Queste sono le domande che noi porremo quando saremo in amministrazione, che vogliamo porre, perché la tragedia è che queste domande non vengono poste. Quanto costa e quanto ricaviamo? Come una domanda alle famiglie, cioè una famiglia, la famiglia deve fare dei ragionamenti, in questo caso andare in aereo, in vacanza, in pullman, in macchina o in nave, cioè. Quindi queste sono l'amministrazione della famiglia, non è molto differente dall'amministrazione del comune, anzi l'amministrazione del comune è ancora più facile, perché ha dei dipendenti che conoscono tutto quello che è stato fatto, quello che si sta facendo dentro l'amministrazione. Quindi il fatto di dire io metto dei soldi e non ho dei servizi, questo va già emerge prima da chi amministra, ma se non si sono, non se ne accorge e non se ne accorge perché sono affaccendati su altre cose, non abbiamo degli amministratori attenti, ma basterebbe semplicemente guardare un attimino la forma, invece non lo sto facendo, perché io credo che si sia la risposta possa trovarsi in una propria condizione psicologica, no? Cioè l'amministratore pubblico, in quanto proprio amministratore pubblico, ha la possibilità di intervenire, non intervenire per lo sbagliare. Cioè siamo arrivati ad avere una classe politica che per non sbagliare, quindi per non essere additata come la classe politica che ha fatto un danno o ha sbagliato una scelta, non fa. Ma questo è ancora peggio. Cioè il non agire è ancora peggio, e questo è comune in questa classe politica, da destra a sinistra è comune. Allora, perché noi non siamo dei scienziati, non arriviamo a chissà quale esperienza amministrativa, però abbiamo l'opportunità di dire che noi, coinvolgendo i cittadini, avremo sicuramente quel coraggio, perché siamo non spalleggiati dalle segreterie di Torino, PD, Forza Italia, eccetera, che ci dicono che cosa fare, dove stare zitti. Perché questa è un'altra parte importante di quando si amministra una città per i cittadini, non avere dei capi sulla testa. E invece in questo momento i partiti che governano le nostre cittadine hanno dei capi. E quando dicono stai zitto, non dire nulla sulla caramesana, devono stare zitti. È una scelta politica e lo dà il segretario di partito. Ecco perché noi interagiamo con i cittadini, è faticoso interagire con i cittadini, perché devi inserirti nel loro quotidiano, nei loro problemi. Però questo ci dà la forza di poter prendere delle decisioni che non hanno ancora preso oggi questi amministratori, perché non hanno la capacità e la forza. Sono schiavi, hanno un pallone sulla testa. Posso parlare un attimo da cittadino? Io ho una disgrazia, ho un cognato molto malato, tantissimi anni. Un cognato che praticamente è un signore di 50 e qualcosa anni, arriva settimo, e diciamo una brutta parola che non è vero, schizofrenico. Allora noi abbiamo penato, e Volpiano non è diverso dal settimo, è lo stesso servizio, ce l'hanno spostato da Castagneto verso Savoia perché hanno chiuso la comunità, e sempre per questi problemi qui c'erano tre comunità, ne hanno chiuso una, mia suocera 85enne, era contento di avere... stava a sette di avere a Castagneto il figlio, no, bisogna andare fino a quella Savoia perché ci hanno spostato là in fondo. Ecco, e quella Savoia è distante. E questo perché fanno di questi buchi terribili. Mia sorella, assistente sociale, dice che sono pochissimi, sono corrono come dei grilli e non riescono a stare dietro tutto, sono oberatissimi. Perché qui abbiamo delle amministrazioni che sappiamo quali sono, che tendono a monetizzare tutto e a tagliarci i servizi, non sono più cittadini, ma tutto è monetizzato. Scusate, mi sono permesso, ma sono cose che mi toccano personalmente sulla pelle. Altre domande? No, io vorrei sulla sanità, soprattutto in Volpiano. Io ho avuto purtroppo tre casi che praticamente la forza a Volpiano non esiste. E vorrei capire come mai ambulanze, abbiamo macchine, ti rispondono che non abbiamo pronto soccorso in Volpiano, ti rispondono che devi chiamare la centrale, poi se c'è e praticamente siamo, e il comune dice no c'è, come adesso gli tiro le orecchie, ma intanto comunque se i ragazzi sono lì a fare niente, le ambulanze sono lì a uscire con le sirene spietate, non si sa perché alle 10 di sera. Poi arrivo a un certo punto, le svengono, chiuso, però mi domando se in Volpiano c'è un soccorso, perché
tutti dicono i del fuoco, c'è il comune, c'è anche i bicchieri del fuoco, anche i bicchieri del fuoco, e siamo a posto, però questo fino arriva loro per spegnere i fuochi o dove sia sia, perciò la domanda è però manteniamo il volontario. Allora, 8 anni fa mio figlio si è fatto male, ho dovuto portarlo io, cioè l'hanno dovuto portare vicino di casa al suo soccorso qui in Volpiano e l'hanno portato su, però siamo andati lì presenti. L'anno scorso sono stato male io, e dico proprio zero, non dovevo andare a lavorare, chiamo il soccorso, non c'è un'ambulanza, non c'è una macchina, non c'è assolutamente zero. Ho dovuto tirarmi su io, andare a prendere i limoni o le medicine, all'INI, perché non c'è nessuno. Stato aveva male mia moglie, la stessa cosa. Medaglia dice no, il pronto soccorso c'è in Volpiano. Non so come mai non funziona, ma c'è. Un giorno dicono no, noi siamo fatti, noi stiamo fatti di lei. Non è che si sbaglia con le lì, non è che si sbaglia con le lì della tua medica. Quindi, se qui qualcuno, se io mi faccio male un'altra volta, chiamo i carabinieri e faccio prima. Ma magari dopo le chiamo poi io che ho festeggiato una medaglia, però il soccorso c'è e deve anche venire su. Adesso io ho detto esattamente la risposta, noi non facciamo parte di Volpiano, siamo solo di Leni e non interveniamo. Ma questo al 118? No, qua personalmente, qui. E poi mi ha dato il numero di telefono di Leni. E poi mi ha dato un altro numero di telefono e ha detto mi avete stufato, mi alzo io a fare quello che c'è da fare. Sì. Sì. Ma è sempre tre volte, adesso basta. Vediamo qui. Sono solo una cosa, ci si può togliere dal net. Cioè, la volta che loro hanno stabilito, si può uscire, ci sono delle penali? Non credo ci sono delle penali, però sicuramente ci sono delle penali. Comunque stai impegnando un servizio che viene riconosciuto dallo Stato, dalla Regione, che si è impegnato, eccetera. Quindi ti trovi in una condizione di dover venire a meno a un patto che l'amministrazione precedente ha preso. Su questo e non si sa per quanto, cioè il test era definitivo, cioè non era ma aveva un termine, durava 5 anni. Poi ci sono delle procedure per uscire di fuori, non è che il fisico è capitato la stessa cosa, per non avere delle penalità. Volevo solo concludere e poi vi cerco di dire. Non so se avete apprezzato o meno, ci hanno raccontato che la cambio TV verrà pagato in bollette. C'era un problema di tanto, ci ha detto per parecchio tempo. Il problema è che se i vantaggi di un italiano, di un cinese, di avere l'abbonamento TV all'interno della bolletta del Rete, mi devono poi spiegare perché poi dopo a livello nazionale, e quindi ricade anche Volpiano, ricade qualsiasi comune della città metropolitana, c'è una percentuale di persone indigenti, parliamo proprio di povertà, che è dell'11%. Cioè noi abbiamo esaltato delle azioni, abbiamo esaltato anche a livello del governo, delle azioni che ci portano a dei risparmi, ci portano a un miglioramento della vita, perché finalmente pagheremo la bolletta della TV, questo canale, la TV la pagheremo la bolletta della TV. Quando poi in realtà la nazione si sta muovendo. Cioè stiamo sbagliando strada, adesso non voglio tornare al discorso. Andiamo a strada e approccio. Perché noi non riusciamo a focalizzare, a trovare una direzione corretta? Quando noi abbiamo 11% di persone proprio in povertà, che non sono poche, e in percentuale abbiamo anche con Volpiano. Ma peggio ancora, abbiamo un 48%, non sono numeri campanari, di cittadini che non hanno possibilità di programmarsi a fede. Ci stiamo raggiungendo il 50% dei cittadini che non hanno la possibilità di programmarsi un defetto estaneo, o si fa qualcosa di cortissimo, di molto corto, o non le fanno proprio, le salvano, la volta, sperando poi magari a settembre o ottobre, per fare una settimana o due. Ecco,
paese sta andando a rotoli. Dobbiamo assolutamente riprendere il controllo dei nostri comuni, a partire dai comuni fino a livello nazionale, perché proprio non hanno assolutamente idea di quello che stanno facendo. È la dimostrazione proprio di come saltano situazioni inutili, per i cittadini, e non stanno sul sociale, che è quello invece la piaga che sta prendendo l'Italia, sta prendendo una brutta piega, e lo dimostrano poi. Quindi niente, era soltanto per concludere sul discorso sociale. Il discorso sociale è un problema che può essere affrontato nel regionale e nazionale. A livello comunale si possono fare delle piccole cose, significative che sono piccole. Quello che invece è sostanziale, c'è grasso, c'è sostanza, è a livello regionale e nazionale. E su quello dobbiamo assolutamente sforzare. La domanda fondamentale è sicuramente non ci può risolvere a livello comunale quelli che sono i problemi nazionali. Però voglio dire, almeno le piccole cose si vorrebbe vedere, voglio dire, qui c'è una piccola. Una cosa che io mi aspetterei è la notizia. Quando mi dicono facciamo i giri per la valle, io vedo la notizia da tutte le parti. Vado in campagna e vedo immondizia da tutte le parti. Allora invece di mettere la videosorveglianza per chi passa con il rosso, mettiamo la videosorveglianza perché butta la mano. E poi mettiamo la fotografia in comune e questo è un portaciolo. No, tra l'altro non lo puoi fare. Funzionano quelle tre case. E poi per legge forse devi mettere questa è una zona video sorvegliata. Cioè la cosa è assurda, ma perché io non so, vado verso la Benedetta, tutto sono condito, vedo non si può mettere una micro telecamera che metto via di scarica. No, non lo puoi fare. Cioè, no, ma non lo puoi fare, perché mi devi mettere che quella è una zona. Se la terminata è municipale, sì, quindi il vigile è autorità giudiziaria pubblica, che può visionare questo video, non lei, esatto. Invece può, se le dice che non si può, perché molto probabilmente come funziona, quindi non vuole accadere il reato penale responsabile di questa cosa, perché è introduzione di pubblico servizio, e anche la telecamera che non funziona, e l'introduzione di pubblico servizio è penale. La risposta è che il vigile deve andare o per giustificare con un fatto che non funziona, oppure perché il vigile vuole, per ripetere, quindi c'è tutto un discorso con l'amministrazione comunale, non vuole fare quel servizio di studio, non vuole cancellare la registrazione, prendiamo il tecnico da fuori, io non voglio toccare. Sì, sì, potrebbe esserci. Ci sono diverse spiegazioni, anche perché quella purtroppo quella prima non viene di essere. È proprio quello, c'è una fuffa e aria finta messa lì che punta a lungo, perché non ci sono purtroppo questa è la cosa più facile. Allora, nelle politiche sociali non si va
dimenticare naturalmente anche i nostri animali da protezione, quindi parlare di difesa degli animali e la tutela della... Buonasera a tutti. Le azioni che ci proponiamo di fare saranno quelle di una convenzione con gruppi di guardie zoofile, di promuovere eventi in collaborazione con gruppi cinofili dei carabinieri del fuoco, un programma di tutela animali in convenzione con i volontari di enti qualificati, promuoveremo quindi campagne anche di sensibilizzazione alla pet therapy per anziani e ricoverati in strutture assistite, perché sappiamo che una pratica molto diffusa e molto valida. Costruiremo aree attrezzate per il gioco, per l'elezione dei cani, parliamo di aree verdi per i cani che non sono il solito recinto di un appezzamento di terra in cui cresce spesso terra e ci sono i cani che vengono visitati, ma sono proprio aree attrezzate in cui anche i nostri piccoli amici possono trovare, insomma, il loro svago. Intensificheremo controlli e aumenteremo al massimo previsto dalla legge le sanzioni per quei comportamenti non decorosi o i responsabili dei proprietari degli animali, parliamo soprattutto delle azioni canine per strada, quindi non vengono raccolte e che oltre a disturbare il territorio non sono veramente decorose, insomma. Controlleremo attentamente l'operato dei canini confezionati e ci adopereremo a sistemare in modo decoroso l'attuale rifugio per gatti, sito in via Venezia, quindi il vecchio cortile lasciato un po' a se stesso. Il prossimo punto è quello della rete e connettività e anche questo brevemente, visto che si è fatto tardi, il nostro candidato consigliere Luca Belfiore. Scusami, abbiamo rubato il primato del candidato più giovane di tutte le liste. Allora, buonasera a tutti, sono Luca Belfiore, candidato consigliere comunale e del gruppo insieme ad altri colleghi mi occupo di quanto riguarda la rete, la connettività, anche informatica, la pubblica amministrazione e tutto questo. Allora, essendo il movimento nato nella rete, noi vogliamo che la tecnologia, l'informatica, la rete non sostituisca l'uomo nelle lavorazioni informatiche, lavorazioni di gestione, tutto quanto, ma aiuti, che sia un'opzione di fondamentale aiuto nella gestione della pubblica amministrazione e nella comunicazione tra comune, quindi amministrazione e cittadino. Posso andare avanti, grazie. Quindi, per l'appunto, avevo l'intenzione di offrire una piattaforma, se qualcuno per caso è iscritto sul sito Movimento 5 Stelle sa benissimo che a volte arrivano delle mail dalla piattaforma Lex, dalla Latino Legge, in cui si vengono discusse le proposte di legge del Parlamento, c'è un video di presentazione del deputato di prima firma e ogni cittadino è libero di votare, discutere, proprio in modo che la legge che viene votata in Parlamento sia il più vicino possibile all'idea che il cittadino dà sulla rete. E noi stiamo testando alcune e vedremo quale tra le migliori quale scegliere. Un altro punto che a questo punto anche di risparmio che vogliamo fare è piano piano portare i sistemi installati nei computer della pubblica amministrazione sul software libero. Cosa vuol dire? Ogni software, programma, intendiamoci per lavorare in computer, ha bisogno di una licenza. Programmi, ad esempio una casa grossa che conosciamo, Microsoft o Apple, queste case qua hanno delle licenze che ha un prezzo, quindi bisogna pagare una licenza che ha una determinata durata, che ogni tutti gli anni va rinnovata e va sempre pagata. Invece alcuni sviluppatori
rubatori, tra l'altro anche molto vicini al, diciamo, al livello del momento, quindi fatto dai cittadini per i cittadini, dalla gente comune per la gente comune, mette su, sviluppa delle applicazioni, sistemi operativi totalmente gratuiti, facendo degli aggiornamenti totalmente gratuiti, e questi sistemi operativi sono anche più sicuri, perché come sappiamo, quando attiviamo per esempio un computer che con Windows, adesso popolarissimo Windows, la prima cosa che facciamo è installare un antivirus, perché sappiamo benissimo che un virus che c'entra nel computer ci dice tutto. Con gli altri sistemi operativi è molto molto ma molto più difficile entrare in contatto con virus, e quindi sono anche sistemi più protetti. L'open data. L'open data, ci sono molti termini in inglesi nell'informatica, quindi proverò a fare anche un po' di chiarezza in questo campo. Open data significa dati aperti. Il comune di Bolpiano fornisce già i dati aperti sulle rilevazioni che le agenti di monte sono sul comune. Le rilevazioni di ogni genere, di geologico, di qualunque genere sono sto apprezzando tutto. Il problema è che il cittadino, per consultarli, deve consultare il sito del comune di Bolpiano e viene indirizzato tra vari collegamenti fino al sito della regione. Noi abbiamo l'obiettivo di portare direttamente questi documenti disponibili direttamente sul sito del comune di Bolpiano, in modo che siano più facilmente accessibili. Sono avanti. Poi valutare la possibilità di essere in modo con soggetti servizi informatici con altri enti anche che c'entrano sul mercato prodotti da piccole alle pubblica amministrazione, che vuol dire che con gli enti che lavorano con la pubblica amministrazione cercheremo di trovare i software più simili, in modo che sia più facile la connettività tra l'ente e la pubblica amministrazione, in modo che non ci siano diversi canali di collegamento e questo. Il comune è un consorzio con CSI. CSI è un consorzio per il sistema informativo che sviluppa e dà aggiornamenti per tutti gli enti pubblici, per esempio gestisce il Politecnico di Torino, tutto ciò che riguarda Mito, sicuramente l'Università di Torino, le ASL e tutte queste cose qua. E quindi si cercherà di avere ancora una collaborazione ancora più intensa con questo consorzio per aiutarci a gestire al meglio gli applicativi che sono forniti da loro. Poi creare un'anagrafe volontaria dei cellulari finalizzata ai medi SMS di informazioni cittadini e alerta della protezione civile. Quindi se c'è una qualche in qualsiasi campo protezione civile o sicurezza, queste qua, tramite un SMS ci verrà tempestivamente e anche soprattutto in tempo reale informato di quello che succede sul territorio. Quindi diciamo che il cittadino sarà anche pronto a prendere determinate precauzioni per quanto riguarda anche la sua salute, la sua sicurezza. E poi valuteremo la possibilità di organizzare i servizi di segnalazione telematica da parte della cittadinanza dei problemi immediati. Cammino per strada e diciamo un tubino che rotto. Guardo in che via sono, arrivo a casa, oppure da una possibile applicazione per il telefono, comunico all'amministrazione che il tubino inviato a dettagli è rotto. Quindi il comune a quel punto provvederà immediatamente a dei lavori di manutenzione in quella strada, non appena succede, idem, manderà immediatamente degli addetti all'elettricità o quello che è, a mettere a posto immediatamente. Questo andrà avanti? Ok. Progetto Trashbar. Trashbar è un termine inglese che è composto dalla parola trash, che significa cestino, e guarda una parte della parola hardware, che è un componente fisico di un computer, tastiera, mouse, queste qua. Quindi noi abbiamo queste iniziative del territorio finalizzate al recupero dell'hardware, e utilizzate che sono su dei sistemi operativi free, quello che dicevo prima della pubblica amministrazione. Questo vuol dire che se io a casa ho un computer che per quello che devo fare io non vado bene, ma che può andare bene per altri utilizzi, l'associazione, scuole, cose qua, lo porto a noi,
gente predisposta e competente nel campo lo resetta completamente, ci installa sopra un sistema operativo libero, come dicevo prima, e quel computer è perfettamente utilizzabile, ma avrebbe non ha le stesse prestazioni di prima, perché comunque più si utilizza e mette in usura, consuma tutto. Però comunque perché si limitano anche l'impatto ambientale di un prodotto che va buttato. Poi comunque quel prodotto ha valore, non è un prodotto che 4-5 anni prima si paga soltanto 500-600 euro perché è buttato. Lo riutilizziamo, si può fare, lo facciamo. E appunto la mia intenzione efficiente di questa attività è spendere i punti di lavoro dei cittadini. Volevo solo aggiungere che questo progetto Thrasher in realtà il nostro meetup l'ha già attuato, già in piedi da 2 anni, quindi riceviamo a gazebo il PC o gli altri appunto che non sono più utilizzati e un paio di nostri collaboratori si occupano di rigenerarli, quindi di istituire installare i software liberi e di ci possono essere anche la scuole, associazioni che magari ne fanno un uso minimo, ma che anche vanno anche benissimo bene per qualsiasi programma di semplice scrittura, una semplice navigazione web che magari esistono su internet, hanno semplicemente un computer che possa visualizzare le pagine web, gestirne un computer con un software libero rigenerato. Grazie. Abbiamo concluso questa parte del percorso di presentazione del programma, naturalmente vi aspettiamo nei nostri gazebo, nei prossimi eventi, domani il momento in fiera, ce ne saranno molti altri che pubblicizzeremo e quindi continueremo.